Sapete come viene? Il prossimo non sapete qua. Allora, con la bestiolina rossa l'abbiamo fatta sfogare oggi a Oppido. Sì, diciamo di sì, dai, eravamo fermi da qualche mesetto, anzi diciamo ora erano 3 mesi. È stata, diciamo, una gara tranquilla, bella. Fatto... Tranquilla con te è un eufemismo. No, diciamo che avevo un brutto ricordo dell'anno scorso, quindi... un pochettino la prima marcia mi tenevo, non ero il solito a guidare, però no, diciamo che le modifiche che abbiamo fatto sia a livello
di geometria e di assetto, sia a livello di motore, ci hanno dato una grande, grande soddisfazione. So che anche il cambio al volante ti sta dando più sicurezza e più tranquillità. Quello me l'ha dato sempre e ringrazio Diego Lodice, che è tech della Tecnogr, che per me, diciamo, è una cosa, non sbaglio un colpo. Bene, bene. Hai parlato anche di modifiche all'assetto. Io vedo sull'anteriore si vedono due piccoli attacchi. No, no, diciamo questi due piccoli attacchi già c'erano, però dobbiamo ringraziare come sempre Domenico Angemi, che è anche merito suo, consigli e via dicendo. Siamo stati anche qualche giorno fa da lui per dare questa, diciamo, performance alla vettura. Ringrazio poi tutti quelli che mi sostengono, mio papà che dà il cuore. Mi dispiace che oggi qua con me non c'è un amico, fratello, che ha dato il massimo per esserci oggi qua alla gara e che non è con noi qua che corre per motivi suoi, è Giuseppe Lacorte, che ha dato il massimo e mi ha dato un grande aiuto per poter fare questo risultato oggi. Bene, e ringrazio poi la mia famiglia, mia moglie, che sono sempre accanto a me anche se non sono qui. Allora, ultima domanda: macchina a posto, motore non si discute, cambio ne abbiamo parlato, stai pensando all'italiano 2025? Quest'anno l'avevo iniziato, però purtroppo io col lavoro che faccio il tempo non mi dà tanta, però un altro anno cerchiamo di... Pensierino ce lo facciamo. Ce lo facciamo perché sappiamo di essere competitivi anche con grandi macchine che ci stanno, quindi è stato un peccato sia per quest'anno e non provarci per un altro anno. Bene. Ti aspettiamo. Grazie tutti il 2025 nell'italiano. Ciao, ciao. Primo classificato Domenico Tramontana. Guardate! A Domenico Tramontana possiamo consegnare anche la coppa del gruppo. Vince il gruppo E1. Foto eccezionale, tutti i piloti per passione con Elisa Denisi.